I residenti stranieri in provincia di Arezzo costituiscono l'11,3% della popolazione. Se la provincia è rimasta così com'è, non è stata aggregata all'area vasta, lo deve anche a loro. Secondo i dati diffusi da Oxfam e dall'Osservatorio sull'immigrazione dell'Assessorato alle politiche sociali della provincia, che hanno festeggiato i 10 anni di collaborazione, l'etnia più diffusa è quella romena, che rappresenta il 35,8% degli stranieri ad Arezzo, seguita dagli albanesi, che sono il 15,2%, e dai marocchini, molto distanziati, al 5,8%. Il comune con maggior presenza di stranieri è Bibbiena, quello con la minor presenza è Piandiscò. Tra i dati da segnalare l'incremento negli ultimi anni dei cinesi. Per quanto riguarda la scuola, gli alunni di origine straniera rappresentano il 13,7%, numero decisamente maggiore rispetto alla media regionale. Da segnalare l'incremento degli stranieri nel volontariato, sono 605 quelli iscritti alle associazioni. Questo ci fa grande piacere perché vuol dire che nella provincia di Arezzo comunque la convivenza civile è veramente buona tra cittadini stranieri e cittadini locali, per cui dai piccoli paesi sparsi nella nostra provincia al capoluogo tante famiglie si sono negli anni stanziate e hanno dato un contributo positivo alla vita comunitaria. Di tutto ciò si parlerà in un convegno Cammini di integrazione che si svolgerà giovedì in provincia alla presenza dell'assessore regionale all'OCCA.